questi salumi sono tanti, sono tantissimi, più di 460, e poi chi lo sa quanti sono. In ogni piccolo paese, in ogni piccola comunità, in ogni piccolo centro abitato ci sono salumi particolari di cui magari non si è mai sentito parlare. Ma come li conserviamo tutti questi salumi, questa miriade di salumi così importanti? I sistemi sono tanti. C'è chi li teneva prima in cantina, che aveva le cantine areate con la loro umidità giusta, eccetera, eccetera, però tutte queste cose ormai quasi non esistono più. E allora chi acquista un salume cosa deve fare? Niente, molto semplice. La tecnologia in questo campo ci aiuta. O usiamo il sottovuoto tagliandoli in tranci, conservandoli poi a una temperatura che vada almeno dai 2 gradi ai 10 gradi massimo, oppure possiamo, una volta iniziati, se si tagliano tutti i giorni, per non metterli completamente sottovuoto, avvolgerli in una pellicola trasparente in modo che non vada a contatto con l'aria, poi mantenuti in frigorifero. Ma attenzione però, un buon salume non va mangiato freddo, quindi alla fine va tolto dal frigorifero e va acclimatizzato prima di essere affettato, assolutamente. Oppure affettatelo anche freddo, ma lasciategli prendere calore per non rovinare tutta quella professionalità che c'è stata alla base per portarlo fino a voi. Mentre tutti gli altri salumi sono fatti con maiale, la bresaola è fatta con il manzo. Nasce nella Valtellina, è un prodotto IGP, è un prodotto, diciamo, che ha delle caratteristiche sopraffine, è un prodotto anche questo che è molto facile per gli chef da usare. Ci sono diverse possibilità di usare la zampone, non c'è solo quella di usarla calda, ma c'è quello di usarlo anche per insalate estive, c'è quello di usarlo per fare dei carpacci fatti con zampone, fatto con cotechino, eccetera. Poi abbiamo la pancetta anche questa ne troviamo di tanti tipi, troviamo la pancetta piatta, troviamo la pancetta steccata, troviamo la pancetta grande arrotolata, troviamo la pancetta coppata, è sempre comunque la pancia del maiale salata e, diciamo, conservata in modi diversi. Un salume che si presenta a questa caratteristica di essere sempre molto morbido, molto dolce, e qui lo troviamo poi nelle svariate formule, quella di trovarla già anche cubettata, molto utile per la cucina, perché alla fine è una risorsa infinita proprio per fare ricette sempre svariate e per dare fantasia in cucina. Capolavori della tavola. I salumi italiani, DOP, denominazione di origine protetta, IGP, indicazione geografica protetta.